Si dice che gli Indios mettessero, no, forse erano i Maya, o forse gli Inca, probabilmente così si spiega il lapsus. Si dice che gli Indios mettessero una perlina davanti agli occhi delle fanciulle per farle diventare strabiche, fanciulle ancora in fasce, fasciulle, per farle diventare strabiche, essendo lo strabismo un segno di bellezza. A questo proposito, Ratzinger fa molto bene a scagliarsi contro il relativismo. Davvero, tutte le ragazze dovrebbero diventare strabiche. A questo proposito, Ratzinger fa molto bene a scagliarsi contro il preservativo. È vero. È vero. Feconda ogni una donna ogni volta che l'ami. Feconda ogni volta una donna che l'ami. Feconda ogni donna una volta che l'ami. Feconda ogni donna una volta che l'ami. Ha proprio ragione De Andrea, ha proprio ragione Josef Ratzinger, che comunque in questa mia veste da poeta poetante, da abate orante, non vorrei non si facesse caso alla mia figura da giullare precario, da barbone stentato, da ostentato buffone. In ogni caso, era una cima buia e tempestosa. E poi vado a lavorare, pianto nella terra i pomodori e gli orologi, sperando che cresca un albero da cui ricavare la silhouette di Pinocchio. Sto leggendo degli appunti, anche se oltre che a leggerli, non li ribadisco affatto e non li imprimo sul video. Chi crepa si componga. C'è scritto chi crepa si ric e a capo c'è scritto omponga. Poi c'è scritto marino, marinetti, marino. Mi ricordo che avevo pensato a quanto fosse interessante il nostro italiano Marinetti che va a farsi una vacanza in Russia e ad accoglierlo ci sono solo i più passati tra i futuristi, i più andati, i più obliati. In seconda istanza credo sia meraviglioso, meraviglioso, meraviglioso che io sono Enrico Ghezzi, come pronosticato dal mio tetrattico, perché la mia voce è molto 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 prima di dell'immagine che io vedo sul video. Però voi non lo vedrete perché la tecnologia ha molti punti deboli, ma rimaschera molto bene la tecnologia. A tal proposito vorrei ricordarvi, per inciso, che la tecnologia non è priva di parzialità. Non è vero che la scienza è al di sopra delle parti, la scienza è al di sotto delle parti, la scienza è dominata dalle parti. Forse decrea le parti, ma è parzialissima. La scienza è la cosa più parziale di tutte, perché la scienza è diventata tecnica, tecnologia, c'è solo la tecnica, c'è solo la tecnologia, e questo ci ucciderà tutti. Il lavoro manuale poteva fare male, ma il lavoro astratto è totalmente astratto, inutile, bestiale e alienante. Siete degli alieni. Sì, io credo negli alieni. Siete voi, siete in mezzo a noi, siete in mezzo a noi. Ecco. In terzo luogo dicevo, dormire forse, nitrire più nulla, dormire forse, poltrire più nulla. In quinto luogo dicevo, quando gli ebrei entrarono nel deserto, quando gli ebrei entrarono nel deserto, non lo sapevano che sarebbero morti di lì a poco. Quando gli ebrei entrarono nel deserto erano ancora politeisti. Quando Maometto colonizzò l'Arabia Saudita, non apparteneva a nessun altro pianeta, a nessun altro paese, a nessun altro paese. Quando Maometto colonizzò gli Stati Uniti, non voleva fare così tanti morti, voleva solo resuscitare i vivi. E quindi, a questo proposito, ho detto molte volte che non si può morire ogni mattina e non si può resuscitare ogni mattina. Io invece vorrei tanto resuscitare una mattina, ogni mattina, senza morire mai. Vorrei tanto aprire gli occhi e poi aprirli di nuovo. Vorrei tanto aprire gli occhi, poi aprirli di nuovo, e poi aprirli di nuovo, e poi aprirli di nuovo, e poi accorgermi di non essere mai esistito. Eppure il cancellato non si passella, il passato non si cancella, anche se il passato non si cancella. Anche se lo si può obliare con somma facilità. Il passato? Cosa ho detto? Obliare?
Il passato non si cancella anche se il cancello si può passare, sorpassare e scavalcare. Il passato non si cancella anche se lo si può obliare con somma facilità.